in mezzo. E quindi vedo che si fa molta fatica. Però se veramente si mettono sul piatto 200 milioni di euro, insomma, ben venga. Anche perché, parlando di Inter, ma parlando anche di Milan, per tutti gli amici rossoneri all'ascolto, e sono tanti, o che ascolteranno naturalmente anche il podcast su Radio Roma Futura e su Sport Paper, anche su Facebook e Twitter, ricordiamo anche che Montella comunque sta già pensando al suo futuro, che dipende dall'Europa League, c'è la partita con l'Atalanta, insomma anche il Milan dei cinesi, insomma come l'Inter, diciamo che sta vivendo quest'ultima parte di campionato con molta attenzione, perché Montella addirittura parole forti, leggo da sportpaper.it, la vivo come una finale. Insomma, Antonio, beh, lo è in parte, perché all'Atalanta in realtà basta il punto per certificare una storica qualificazione ai gironi di Europa League, mentre per il Milan è quella possibilità concreta di avvicinare realmente l'obiettivo, qualora il Milan dovesse poi spugnare Bergamo, renderebbe vani eventuali successi di Fiorentina ed Inter, e continuerebbe a due giornate dalla fine, si metterebbe poi in una posizione di assoluto vantaggio, perché il calendario sorride più ai rossoneri rispetto ai nerazzurri e ai viola. Quindi sì, penso proprio che Montella abbia colto nel segno, sì, effettivamente è proprio come una finale. E penso sia anche giusto, perché il suo futuro dipenda dall'Europa, in quanto il Milan è una squadra che è assente dalle competizioni internazionali da 3 anni, quindi il quarto credo sia, forse se non erro già sono ora, molti, il record proprio storico. Esatto, sì. Sono tanti, ragazzi. Per una realtà come quella del Milan, sì. Sì, perché assolutamente sì. È uno dei club più titolati al mondo, addirittura 4 anni fuori dalle competizioni europee, è veramente un qualcosa di particolare. Invece l'Inter domenica sarà presente alle 12:30 in questo match contro il Sassuolo. Il match del... Cioè, ha portato sempre bene il Sassuolo, sì, 7 gol sì, ogni volta, però stavolta non penso, match, attenzione, diciamo, a Vecchi, che comunque è un gran traghettatore, ormai come l'hanno risoprannominato, l'uomo esperto di traghetti, quindi il traghettatore per eccellenza. Vedremo se riuscirà a fare bene, insomma due match molto tosti, sia l'Inter che il Milan, l'Atalanta e il Sassuolo, insomma, perché più che altro l'Inter non è Sassuolo che è tosta, è tosta la situazione, perché a questo punto anche un Pescara potrebbe essere difficile da affrontare con una squadra spaccata. Addirittura, ragazzi, questa era insomma un'esclusiva che vi do io personalmente, insomma, a salutare Pioli erano solo in 3, insomma, Handanovic, Andreolli e Nakatomo, insomma, quindi dice tutta. Poi anche i 3 nomi che hai elencato, eccetto Handanovic, quindi qua escono fuori proprio gli altarini, insomma. Ma è appunto per questo la domanda che vi giro: cosa non può aver funzionato in Pioli in questi 6 mesi di Inter? Ma non credo che non abbia funzionato qualcosa in Pioli, anche perché poi la squadra, fin quando lo ha seguito, comunque lui è riuscito a farsi seguire, aveva ottenuto dei discreti risultati. Io credo che tutto sia da trovare alla base, comunque una stagione nata male, perché con la rescissione contrattuale di Mancini a 20 giorni dal via del campionato, l'avvento di De Boer, che si è dimostrato naturalmente inesperto per il campionato italiano, anche inadatto, perché comunque non parlando la lingua, non conoscendo la realtà, era difficile secondo me ottenere dei risultati migliori. E poi Pioli, che ha provato a normalizzare un po' la situazione, però diciamo che è andato fin quando gli sono stati dietro, ok, poi appena si è un po', diciamo, sgretolato il tutto, è naufragato, come anche poi in altre sue precedenti esperienze. Siamo proprio sicuri che Pioli in quel... la prima parte normalizzava l'Inter, o era l'Inter stessa che cercava di far quadrato, intendo anche i giocatori stessi, che si mettessero a disposizione del tecnico e della società? Perché comunque sia, come allenatore, come ha ben detto Federico, un allenatore che va via e ci sono soltanto 3 giocatori a salutarlo su una rosa di 25-30 giocatori è un fattore emblematico. Non è un allenatore che è entrato nei cuori dei calciatori se lo vanno a salutare soltanto in 3. Per questo poi mi viene da pensare che proprio l'allenatore stesso è una figura che continua, secondo me, a mostrarsi poco umile e poco concentrato su quello che è il campo.
Ma assolutamente, assolutamente sì, Antonio. Non me ne volere, non me ne voglia nessuno, non me ne voglia neanche lo stesso Pioli. Però è una figura di un allenatore che secondo me di umile ha ben poco. E ha voluto imprimere un calcio spettacolare nell'Inter quando, come avete ben detto voi, serviva un normalizzatore. E visto che non ha portato da nessun'altra parte, era inevitabile. Questa, beh, comunque questa c'era nell'area ormai, bisognava rivoluzionare il tutto. Poi ancora da sportpaper.it riporto tutte le notizie con Sabatini, addio ad Ausilio. Io penso che insomma sia anche questa un'altra cosa sicura. Poi aspetta un secondo, Marco, di leggere anche queste altre notizie, perché come dicevi tu prima su Sabatini, nessuna distinzione tra Inter e Jiangsu, dobbiamo puntare al grande slam domenicale, insomma, quindi si punta a fare un grande gruppone tra Cina e Italia, tra Inter e Jiangsu. Poi Gagliardini confermatissimo all'Inter, uno di quelli che rimarrà, anche lo riporta sportpaper.it, che lui appunto risponde su Twitter alle tante polemiche, alle tante critiche, dice l'Inter è la mia casa, e questa è una bella notizia per tutti i tifosi dell'Inter, perché Gagliardini è veramente un bravo giocatore, soprattutto serio, forse l'unico acquisto professionista fatto in questa stagione da parte dell'Inter. Esattamente, quindi questa è una bella notizia per tutti i nerazzurri all'ascolto. Marco, voleva dire qualcosa? No, ritornando a breve sulla situazione di Pioli, poi è emblematico come Mancini possa star simpatico o meno, ma uno che di calcio ci capisce, ci vede anni luce rispetto a tutte le altre figure che sono in questo momento nella Serie A, perché comunque appena si è accorto che con questa squadra non sarebbe potuto arrivare chissà dove, se ne è tirato fuori. Poi è da valutare un po' come decisione, però ci ha visto alla gran lunga. Mentre ritornando sul Milan, sì, chiaramente l'obiettivo Europa League rimane ancora alla portata, ma inizia ad essere come tema caldo il mercato. Una domanda che vi gira entrambi: possono essere i nomi che sto leggendo adesso sul sito di Sport Paper, quello di Musacchio e Riccardo Rodriguez, i nomi che possono far fare il salto di qualità a questo Milan? Come hai ben detto tu, Federico, il Milan sembrerebbe confermare poi Montella in questa girandola di panchine, sembra essere forse la prima conferma che arriva. Però pensare che siano questi due nomi a fare migliorare il rendimento del Milan per la prossima stagione? Ma sicuramente degli acquisti importanti magari rispetto a quelle che sono state le ultime campagne dei rossoneri, però da qui a dire che possano essere i giocatori che fanno fare il salto di qualità no, è un po' troppo, mi sembra un po' troppo. Sicuramente però dei giocatori funzionali Mustacchio ha talento, sì, Mustacchio è bravo. Mustacchio è già da anni che il Milan poi lo insegue, se non erro l'ha bloccato a parametro zero perché ne è scadenza col Villarreal. E per quanto poi riguarda invece Luis Gustavo, è stato sempre comunque un nome che è girato per parecchie squadre italiane in questi anni e quindi diciamo potrebbe far comodo comunque al centrocampo rossonero. No, io invece credo, poi andiamo in pausa musicale, che dobbiamo anche affrontare però l'argomento delle romane e del Napoli, e naturalmente ragazzi il tempo stringe. Io direi Riccardo Rodriguez è da rivedere secondo me, anche se comunque già c'è l'intesa, mentre Mustacchio, se fossi in Montella, ci terrei un occhio di riguardo proprio perché è molto bravo, secondo me potrebbe fare molto bene. Poi è giovane, prenderà il posto di De Sciglio che ormai è partente e quindi però Mustacchio è un centrale, quindi io penso che si cerca un po' di far fuori Zapata anche e, sì, no, e beh, ormai in compagnia bella Riccardo Rodriguez, poi Riccardo sarà Rodriguez il per De Sciglio. No, invece leggevo sempre sullo sito di Sport Paper di un incontro tra Fassone Mirabelli e Gianluca Petraghi, DS del Torino. Addirittura si fanno nomi importanti, ancora non ero a conoscenza di queste trattative top secret. Addirittura oltre ai nomi di Zappacosta e Baselli da portare a Milano, magari in un maxi scambio dove a Torino ci arriverebbero, oltre che diverso conguaglio economico, anche giocatori come Gabriel e Kuzka.
ma il nome di Belotti addirittura, difficilmente il Toro cederà il suo capitano per una cifra inferiore ai 100 milioni, però è da vedere quanto i rossoneri riusciranno a mettere come budget economico sul mercato. Già comunque sembrerebbe che sì, ci siano 22, no, quasi 30 milioni più bonus, quindi si preannuncia un mercato scoppiettante per i rossoneri. Beh, insomma, sì, i milanesi saranno grandi protagonisti nel calciomercato, dai, vediamola così. Pausa musicale, tra poco entreremo per discutere delle romane. Benissimo. E non solo. Ed eccoci rientrati dopo aver ascoltato Everlong dei Foo Fighters, una canzone a cui sono particolarmente legato perché mi ricorda dei video inerenti poi a delle immagini bellissime di un derby dove uscimmo vittoriosi, caro Antonio. Però qui si parla
di sport in generale, quindi dobbiamo tornare. Occhio che sono tanti di giallorossi all'ascolto, anzi li salutiamo, no, perché sennò poi dopo non si sintonizza. No, anzi, rientriamo. Anzi, cogliamo l'occasione di salutare Matteo Pietrosante, assolutamente, che comunque avrà in conduzione venerdì prossimo. Assolutamente, un caloroso saluto e un abbraccio a Matteo, che anche lui fa parte di questa realtà che è